Ho svoltato da un inizio di weekend non propriamente positivo, si riferiva alla gara di ieri. È stata una gara durissima anche perché, soprattutto in rettifilo, perché dovevo controllare i miei avversari e la scia che potevano prendermi, ma sono chiaramente contentissimo. Non ha fatto accenno al titolo, questo è il primissimo incidente. Andrea Frassinetti che finisce nella sabbia alla variante Ascari, prima safety car, si riparte con un attacco deciso da parte di Alex Dan nei confronti di Kimi, poi tra Alex Dan e Rafael Camara c'è un poco di lite con Dan che prende il cordolo e costringe poi all'uscita il pilota brasiliano. Altro incidente che coinvolge il thailandese Bukmahakdi. E infine la vittoria meritatissima di Antonelli, con il direttore di corsa che giustamente, vedendo questi continui incidenti, ce n'è uno anche che coinvolge la vettura numero 36, quella del pilota uzbeko Akhmedijan, che era la sua migliore prestazione, decide di dire basta ragazzi e all'ultimo giro chiude la gara con una bandiera rossa, anche perché il tempo era già scaduto, il punteggio valeva. Quindi vittoria di Kimi Antonelli davanti a Charlie Wurz e a Martinus Stenschern, che è il primo pilota